Oggi 3 luglio si è tenuto la prima giornata di Med Solutions, l'evento di lancio del progetto per il Mediterraneo, che riguarda il Mediterraneo, nell'ambito del più ampio progetto dell'ONU che riguarda lo sviluppo sostenibile e il rinvenimento e la promozione di soluzioni per affrontare i temi della sostenibilità. È emerso chiaramente che è giusto parlare di Europa, e questo dobbiamo sempre farlo, ma i problemi che riguardano il Sud Europa, noi, quindi chi sta sul Mediterraneo, sono molto simili a quelli che hanno come problemi chi sta nella parte nord dell'Africa e chi sta nella parte est del Mediterraneo in Asia. Quindi questa è una questione che dobbiamo affrontare. Insieme, questo è emerso molto bene, insieme dobbiamo protestare, dobbiamo muoverci, perché le urgenze, le emergenze che nei prossimi anni riguarderanno l'ambiente di questa importantissima area del mondo sono emergenze che potremo affrontare solo insieme ai nostri amici dell'Africa e dell'Asia, altrimenti se noi non faremo questo rischieremo soltanto di perdere. È emerso inoltre il grande interesse delle istituzioni per questo progetto, siamo già d'accordo, abbiamo definito col Ministero, con il Ministro Carrozza, che avremo un importantissimo evento a Roma, sempre coordinato dall'Università di Siena, che è veramente orgogliosa di coordinare questo progetto per il Mediterraneo.